è stato un bel traguardo. Questo è un lavoro di equipe che facciamo insieme al nostro dirigente, ai miei colleghi, il professor Tomasini e la professoressa Comparetto, e tramite il gruppo sportivo che facciamo ormai da tantissimi anni nella nostra scuola. Cerchiamo di far emergere il talento che c'è in ognuno di loro, cercando di allenarli e fargli raggiungere dei traguardi che magari per i ragazzi isperati, diciamo, ecco. I ragazzi socializzano e cominciano a assaporare l'esame, che poi che in questo caso è la competizione, però se lo ritroveranno nella vita, perché loro faranno continuamente esami in tutti i campi. Attenzione un po' tutto, ecco. Il compito dell'insegnante a scuola è quello di far emergere proprio delle attitudini che i ragazzi hanno e che magari non sanno, ecco. Quindi il compito della scuola, degli insegnanti in particolare, ripeto, in tutti i campi, è quello di far emergere il talento che hanno dentro. È stata una bella esperienza, soprattutto quando vedi tutti diciamo, i tuoi, diciamo, non nemici, diciamo competitori che vogliono provare a superare uno, a fare uno migliore dell'altro. Ecco, l'adrenalina della competizione. Sì, soprattutto quando si inizia a correre lì e si inizia a tremare, perché sei soprattutto guardato da tutti. Però è una bellissima esperienza quando finisci e sai che diciamo, ti sei posizionato in un buon posto. Come vi siete preparati a questo appuntamento? A scuola col professore Ticoli, diciamo, abbiamo fatto il salto in lungo allo stadio, sia allo stadio che sia a scuola. Ci siamo allenati nei pomeriggi soprattutto, abbiamo fatto dei balzi proprio per migliorare, diciamo, il salto. Ti piace il salto in lungo? È una cosa che pensi che possa essere per te anche uno sport per il futuro? Io ho pensato che potrebbe essere uno sport per il futuro, però diciamo che l'ho scoperto diciamo, da poco, non avevo diciamo, l'idea di farlo per forza, era una cosa che mi sono ritrovato a farla, mi è riuscita. Tu sei arrivata terza assoluta a Palermo, ai campionati provinciali. Per quanto riguarda la velocità, hai corso 80 metri in un tempo ragguardevole, in 10 secondi e 7 decimi. Intanto, che esperienza è stata questa? È stata sicuramente una bellissima esperienza, cioè, vorrei rifarla appunto perché potrei migliorare. Cioè, sì, è stato molto bello, molta adrenalina sicuramente e anche tipo un po' di rabbia, appunto per superare le persone, cioè, serve anche un po' la grinta. Sicuramente migliorando e allenandosi si può arrivare più in alto. In effetti è un traguardo storico, perché in passato ci siamo già qualificati alle fasi regionali, insomma, ma o con la squadra femminile o con la squadra maschile. Invece quest'anno abbiamo fatto il pienone, insomma, entrambe le squadre si sono qualificate giorno 11 maggio. Andremo a disputare appunto le fasi regionali e rappresenteremo la provincia di Palermo alle fasi regionali. Abbiamo sicuramente l'eccellenza nel campo, ecco, dell'atletica italiana, che insomma, il professore Ticoli, coadiuvato, devo dire, ecco, dai docenti, dal professore Tomasini, insomma, anche lui grande professionista, però dico, abbiamo un team d'eccellenza, sì. I valori dello sport in fondo sono i valori della società civile, sono i valori della legalità, sono i valori del rispetto dell'altro, sono i valori del rispetto anche di chi è più forte di noi, insomma, quindi la competizione sana che fa crescere, che ti porta a fare meglio.